E per quello che riguarda l'azienda sanitaria unica abbiamo due cose opposte di cui parlare. Una che quest'anno per la prima volta nella storia delle Marche abbiamo realizzato un avanzo di bilancio, un bilancio attivo di quasi 60.000 euro su un complesso molto importante di risorse, e lo abbiamo fatto migliorando la qualità dei servizi, quindi scalando qualche graduatoria verso l'alto rispetto alle altre regioni e alle più evolute. All'opposto, quasi, ma è la interfaccia di questo ragionamento, abbiamo cominciato a guardare con attenzione, con più attenzione, alla qualità del rapporto con il cittadino. Cittadino all'interno del sistema, non cittadino come un vagone che deve girare presso una molteplicità di stazioni. Invece un sistema sanitario che lo assista con interventi multidisciplinari, ma avendo attenzione alla sua individualità, al fatto di avere dei percorsi noti, di essere seguito, di essere accompagnato all'interno della sanità. In generale la sanità è buona, in Italia particolarmente anche nelle Marche, ma è difficilmente accessibile, soprattutto per chi è in condizioni economiche disagiate, non ha cultura adeguata o ha dei problemi anche di disarticolazione familiare. Noi abbiamo messo in moto questo progetto Raffaello per verificare appunto la possibilità di affidare a una figura manageriale, responsabile, l'accompagnamento di una serie di utenti all'interno del percorso sanitario. I risultati sembrano eccezionali, contiamo di verificarlo fra qualche mese, e se, come pensiamo, la soddisfazione della popolazione interessata sarà grande e gli operatori manterranno questo entusiasmo, contiamo di estenderlo a una scala più generale.